Con Giacomo e Tiziano, proprio per andare a introdurre, no, il discorso delle scommesse, il discorso della pena ufficiale di Fagioli, e siamo ancora in attesa di scoprire il futuro di Tonali, il futuro di Zaniolo e i nomi che speriamo siano pochi, ma speriamo di commentarli insieme a voi più o meno dalle 23.30. Io continuo a ribadirlo proprio perché possiate rimanere collegati con noi a diretta stadio. Giacomo. Ma no, io credo che sul discorso di Spalletti questa cosa non è una cosa positiva sicuramente all'interno dello spogliatoio. E andando sul discorso dei ragazzi, a me dispiace perché comunque alla fine poi sono dei ragazzi giovani e hanno, se hanno fatto questo errore, hanno sbagliato. Sì. Io adesso poi sentivo parlare Max e tutti noi qua in studio quando le tempistiche, ma a me sinceramente delle tempistiche non mi interessa. Il discorso è che purtroppo è uscito questo, come hai detto te, sembra che ci siano altri nomi, io mi auguro di no, però comunque non è una cosa bella. Bisogna cercare, sono d'accordo su quello che hanno detto, che comunque questi ragazzi non bisogna lasciarli soli, a prescindere dalla pena che avranno, se ce l'avranno, se non l'avranno. Però bisogna dargli una mano a prescindere, perché non è perché sono dei ragazzi in vista, perché noi sappiamo, comunque sono dei ragazzi che hanno bisogno d'aiuto. E certo. Io ho sentito le loro squadre, cioè le squadre di appartenenza, che tutti hanno detto che comunque cercheranno di stare vicino a questi ragazzi. Mi dispiace che sia successo questo sicuramente. E sul discorso dello spogliatoio, Vittoria, è un discorso molto molto pesante, perché comunque le tempistiche sono state queste, hanno deciso di far così. E quando tu vedi la Digos che entra a Coverciano, perché l'abbiamo vista in televisione tutti, per noi, almeno per me, è stato un colpo. Sono tornato indietro con la mente tanti anni fa, perché mi ricordo, dato che ho una certa età, e ti devo dire, mi è dispiaciuto molto. Speriamo che si risolva in fretta e che, io credo che sia così, perché hanno detto tutti così, partendo dalla Juventus con Fagioli, comunque le società gli staranno vicino e cercheranno di aiutare questi ragazzi, perché in questo momento hanno bisogno d'aiuto. Tiziano, adesso entriamo nel dettaglio anche con l'ausilio di Alberto Gianbruno, che ci dirà precisamente il futuro di Fagioli. E nel frattempo abbiamo però ascoltato le dichiarazioni di mister Spalletti, che appunto va a ribadire come sia stato comunque un colpo duro anche per, vabbè, in primis per lui, ma proprio per lo spogliatoio vivere questa situazione. Non voglio fare il fenomeno. Sì. E dopo mi tacciano di essere come certi avvocati. Ah, manca il microfono, mi segnalano dalla regia. Ci manca il microfono, adesso lo recuperiamo. In attesa vuoi fare un recap? Eccolo, allora di... ma noi siamo super celeri. Super celeri. Che celerità. Pronti, prontissimi. Speedy Gonzales, alias... No, non è protetti. Per fare il saccente come fanno certi avvocati, ma nelle trasmissioni sportive. Però io non sono paradossalmente sorpreso di quello che è successo. Perché forse certo. Sono un vecchio lupo di mare e mi ricordo che nel passato, più o meno lontano, ci sono stati dei compromessi tra le varie squadre, tra i vari giocatori, eccetera, che hanno dimostrato di come dire, una condiscendenza e una volontà di trovare dei compromessi. Faccio un esempio. Sì. Senza fare nomi specifici. Una volta, quando c'era una squadra che andava per la maggiore, era al vertice, e c'era una squadra che stava lottando per non retrocedere, siccome le due società e i due presidenti erano degli amici, dei conoscenti, eccetera, e allora spesso si trovava un compromesso, nel senso lasciamo vincere questa quella squadra per favorire, per dare una mano ai nostri amici. È un dato di fatto, perché se volete possiamo citare e entrare nei dettagli. Questo era una cosa che succedeva e che è successo spesso nel passato. Sì, questo... No. Sì,
Vabbè, comunque non resta il fatto che non è che fosse proprio il massimo della legalità. Non è una giustificazione, non è una giustificazione, ci mancherebbe altro. È una condanna, per l'amor di Dio. Però voglio dire, certe metodologie di compromessi, eccetera, sono... Cioè, sembra che tu stia dicendo, Tiziano, è sempre successo, solo cambiate le sue modalità. E certe forme succederanno ancora, secondo me. Questo non li assolve nella maniera più assoluta. Jack scuote la testa, probabilmente non solo lui. No, io non sono d'accordo, perché secondo me queste due cose non c'entrano niente, sono due cose diverse. Cioè, se io mi metto d'accordo per perdere o vincere, è un discorso. Ma se vado a giocare alle scommesse... sono due cose completamente diverse. Non ho detto che sono uguali, ma ci sono state delle situazioni diverse che hanno comportato, come dire, delle metodologie scorrette o non sportive. Sì, però, non ho detto che sono uguali, che una vale l'altra, ci mancherebbe altro. No, ma sono completamente diverse. Quindi faccio la figura dell'avvocato anch'io. No, io non so. Io ti dico che quello che hai detto tu adesso sul discorso che sono successe determinate cose rispetto a questa cosa che i ragazzi hanno giocato è diversa rispetto a... Assolutamente. Ti faccio un esempio, il discorso di Pogba è diverso da quello di Frattesi. Assolutamente, di Fagioli. Perché, per esempio, Fagioli può allenarsi, Pogba non può allenarsi. Cioè, capisci che sono due cose completamente diverse. Ragazzi, ufficiale, come recita il nostro titolo che prontamente la nostra regia ha cambiato, Fagioli limite ai danni e patteggia 7 mesi di squalifica. Alberto Gianbruno. Sì, intanto diciamo, care lettere, è chiaro, la squalifica parte immediatamente, gli costa tutta questa stagione sportiva. Ci sono dei motivi che hanno portato però chiaramente a tutti questi sconti di pena. Inizialmente si erano detti veramente addirittura degli anni di squalifica per il giocatore della Juventus. Intanto aver patteggiato prima del deferimento è stato visto come una sorta di collaborazione che porta di fatto a dimezzare la squalifica già da codice. Poi è stata molto importante anche l'autodenuncia, anche questo ha portato a un netto sconto di pena nelle decisioni che poi sarebbero arrivate per Nicolò Fagioli, andando immediatamente a collaborare con la Procura federale. Sono state viste le buone intenzioni, è stato anche chiarito che il calciatore non ha mai scommesso su partite della Juventus, dunque chiaramente è stato visto tutto come buona condotta. Non di meno rientra anche nel famoso sconto il fatto di voler collaborare anche in funzione di alcuni programmi della FIGC educativi nelle scuole calcio, nelle scuole comunque che possono essere di formazione e di insegnamento per i ragazzi, per la serie l'errore che ho fatto io, voi dovete assolutamente quello più che uno sconto è una modalità della pena. Cioè lui ha preso 7 mesi e gli altri 5 mesi li sconta, tra virgolette. Se vediamo però una campagna di sensibilizzazione come una pena, è un po' grave. No, perché ti dico, perché questo succede anche nel procedimento penale normale, certo, quando c'è la messa alla prova, quindi vai a fare la cosa, quindi si sostituisce. È previsto dalla legge, diciamolo chiaramente. Poi io sì, se però ragazzi, Fagioli, scusatemi Antonio, dobbiamo precisare questa cosa. Lui si è proprio offerto e quindi questa cosa è stata vista dalle autorità come un ulteriore fare mea culpa. Come lui non si è offerto. Sì. No, guarda, non si è offerto. Questa è la richiesta. Questa è la richiesta della pena. Attenzione. Ti potrebbe essere proprio la richiesta di patteggiamento, cioè il patteggiamento come si fa nel procedimento penale. Si è reso disponibile. Chiedere. Io voglio passare sette mesi la squalifica normale più 5 mesi di questo servizi sociali, tra virgolette. Ma l'ulteriore sconto, beneficio di legge, parte dal fatto, anche qui, che va contro le false dichiarazioni di Corona, che da maggio ha cominciato per conto suo, su invito dello stesso suo gruppo di amici, procuratori, Juventus stesso, che ha avvertito la federazione, sempre tramite i suoi manager, aveva già cominciato con uno psicologo un percorso
per gestire la problematica. Quindi capite che l'intenzione parte da maggio, da giugno, quello che è. Il fatto che gli venga attribuito, tutto da verificare, perché la FIGC dice, cioè la Procura federale dice, e poi ci preoccuperemo anche di controllare che effettui questo percorso e che continui a farlo e che vada nelle scuole calcio, eccetera. Mi permetto di dire da cittadino che io dissento da queste situazioni, perché eventualmente mi dimostri prima, e lo dico per Fagioli, lo direi per Tonali, lo direi per qualsiasi altro giocatore, se Fagioli andasse nella scuola di mio figlio, io non manderei mio figlio ad ascoltare Fagioli, Tonali o qualsiasi altro, perché prima mi deve dimostrare seriamente di essere uscito, di aver svolto un periodo di prova in un certo modo, deve fare dei lavori socialmente utili. Io lo manderei nelle scuole calcio della Juventus a pulire gli spogliatoi e a stare con i ragazzini piuttosto quando hanno finito, non lo metterei insieme, perché sennò mandiamo anche Corona insieme a Fagioli a raccontarci come si diventano grandi giornalisti. Io penso che ci siano degli esempi molto più positivi. 3-1 intanto, scusa Antonio. Ragazzi, 3-1, buco difensivo in questo caso di Scalvini, Kane se ne va, lanciato in contropiede, supera anche Donnarumma e chiude formalmente la partita. 3-1, doppietta di Harry Kane che sale a quota 61 gol, partita con la nazionale, 77esimo minuto, la partita è indirizzata veramente verso gli inglesi. Sì, 3-1. Peccato perché l'inizio sembrava prevedere tutt'altro esito. Detto questo, Emanuele, sei d'accordo con quanto diceva Antonio? Ti vedevo non essere proprio D'accordo. Nel momento in cui si arriva a un patteggiamento, ci sono due parti che si incontrano prima ancora di un eventuale deferimento e si arriva ad un accordo, quindi sì. Nell'accordo c'è stato... Ma perdonami, questa... anche sulla questione che diceva... il patteggiamento ci sta, si rispetta la legge qui, esatto. Quindi va poi seguito. Antonio, dico non, io non sono sicuro che da siano... una soluzione dove 5 mesi vai a insegnare la mia quello che non sei riuscito a fare quella, tu nei tuoi 22 anni di vita. Dell'avvocato, se questi 5 mesi, se in questi 7 mesi di squalifica non si tiene la barra dritta, potrebbero essere tolti come lavori socialmente utili e ritramutati in pena. Ma anche se dovesse iniziare il percorso dei 5 mesi e non dovesse rispettare il percorso dei 5 mesi, è chiaro che la pena poi dopo viene rimodulata e poi viene scontata. Sono 7 più 5 sono 12 mesi. Adesso sono 12 mesi, di cui 5 sono commutati in questo tipo di servizio. La squalifica comunque è di 12 mesi. Assolutamente. Sarebbe di un anno diviso in questo modo. 7 più 5, quindi se no, in questi 7... No, la squalifica è di 7 mesi che finisce a fine maggio. In questi primi 7 mesi lui ha l'obbligo ulteriormente di impiegare 5 mesi della sua vita, quindi che arriva al massimo 12 mesi. Insomma, Antonio è diverso, è una sommatoria. Vai a rileggere, Antonio, il comunicato della FIGC parla proprio di 12 mesi. E avrebbe un senso perché arrivi a 12 7 mesi. 7 più 5, lui il primo giugno può tornare a giocare e tornare a allenarsi. Assolutamente sì, ma la condanna è di un anno. Sul campo sì, però comunque deve scontare gli altri 5. Certo. Ma facciamo chiarezza, ragazzi, perché già è complicato. Gioca poi. Ma ti faccio un esempio. Però ascolta, quello che sto dicendo io è proprio questo. Ti faccio un esempio, cioè nel senso, se uno squalifica fissa vi faccio l'esempio con un reato normale, c'è la messa alla prova, nel senso, non è che tu, cioè tu la messa alla prova, tu sei libero, cioè nel senso tu vai a lavorare, fai tutto quello che devi fare, però cioè 1 ora, 2 ore, 5 ore alla settimana vai in un determinato posto a fare un servizio sociale, ma sei completamente libero, capito? Cioè, però non è che... se in quel frangente tu ricadi nel reato, assolutamente ti revocano, cambiano le aggiungi, ti revocano i benefici, però nel frattempo sei andato nelle scuole calcio a dire che queste cose non le devi fare, allora aspetto prima che terminino i 12 mesi e poi gli do una chance di ritornare alla normalità. Scusate, io la vedo così da cittadino e da padre di famiglia. Ma non nel frattempo, dopo 7 mesi trascorsi. Esatto. 7 mesi. Quindi comunque in 7 mesi tu vuoi capire se lui effettivamente... Sì, però se dovevi farne 12, io non ti faccio affiancare i ragazzini.
io cioè, ti faccio fare, cioè, Antonio dice devi fare 12 mesi li fai tutti e poi 5 mesi di servizio. No, invece va bene la giornata così, ma non Alberto, poi voglio sentire anche Tiziano e Giacomo. No, anche perché all'inizio si era parlato di, cioè quando era uscita la notizia si era parlato di 3 anni. No, però aspetta, se quello, ha giocato quello, sul campionato italiano, sono addirittura di più, sulla sua squadra. Adesso tre anni sono il minimo. Certo, perché ci sono degli scontri. La legge, poi il patteggiamento di mezza, di base. Sì, ma io e non, poi oltre a quel. Io non lo so, perché no, quindi, un anno e mezzo. Secondo me, comunque, secondo me, però, hanno fatto dei regali a Fagioli, eh? È stata rispettata la norma e la regola. Quindi i benefici di legge sono stati applicati tutti quando era possibile applicarli. Probabilmente anche per Tonali, al momento sembrerebbe non per Zaniolo, perché lui dice io non c'è. No, lui ha scelto un'altra strategia processuale, quindi lui dice esatto, non aver un'altra scommesso. Strategia. Io dico che se uno deve andare a spiegare che non bisogna scommettere nel periodo che dovrebbe stare lontano, sta lontano dallo spogliatoio, non può giocare, non capisco perché, ma non perché Fagioli, cercate di capire. Ma no, ma Antonio, oltretutto, ma lui può di nuovo, sette mesi deve stare lontano dal campo, in quei dall'ottavo sette mesi mese non lo lui può tornare in campo e va dai ragazzi a parlare. No, non è vero, dopo. Non è così Antonio, i sette mesi diverso, sono in squalifica, Antonio, punto, i cinque esatto. Sono dopo ulteriori. La scadenza dei sette esattamente. Mesi. Esattamente. Non sono durante, sì, sono dopo. Ma ripeto, come faccio? Lui all'undicesimo mese, all'ultimo giorno, lui nei 12 mesi deve andare anche nelle scuole, sì, vabbè, anche Antonio. A spiegare la sua vita. Ma devi prenderla come fossero due pene staccate. Sette mesi più cinque. Posso chiedere due minuti? Alberto, arriviamo. Perché restiamo sul pezzo. Esatto. Mi segnala Federico dalla redazione, ci arriva una nota ufficiale da parte proprio dell'avvocato che segue Niccolò Fagioli. Grazie Federico, vai. È proprio in tempo reale, Armando Simbari, spero di non avere sbagliato l'accento, con l'accordo raggiunto, ve la leggo, si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura FIGC e inizia un'altra ancora più importante per Niccolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento. Nei prossimi mesi Niccolò non solo porterà avanti il piano terapeutico già avviato con il dottor Jarre, a cui responsabilmente si è affidato, ma avrà l'occasione di diventare un punto di riferimento per i tanti giovani che guardano a lui e ai grandi campioni dello sport come esempio da seguire, grazie agli incontri con i centri federali e enti di recupero della dipendenza da gioco che verranno definiti di comune accordo e in piena collaborazione con la FIGC. Niccolò è un patrimonio del calcio italiano che siamo certi il calcio italiano saprà recuperare e mettere al centro del progetto. È già al lavoro, si allena, continuerà a allenarsi con determinazione, non vede l'ora di tornare in campo. Ecco. Questa è una nota ufficiale che ci fa arrivare proprio uno dei suoi avvocati, Armando Simbari, lo ringraziamo. E insomma, l'abbiamo data in tempo reale. No, assolutamente. Sette cose sempre, ragazzi, sul pezzo, tempestivi, grazie anche allo Sviluppo. No, ripeto, poi dopo magari che Federico, poi forse dovremmo avere un po' di chiarezza anche su tanti elementi che poi hanno determinato questo tipo di di pena. Però, cioè quante Max, volte Max, ha giocato, che in quanto importa, cosa ha giocato, Max, che importa. Volevo farti una domanda a proposito di questo. Ma secondo te, per avere chiarezza, dovresti sapere alla perfezione tutto quello che è successo? Assolutamente. Questa è la domanda che ti faccio. Che dicevo. Allora, noi come possiamo, per aver letto un giornale o sentito una televisione, che magari ci hanno detto, abbiamo sentito solo un pezzo, è questo che voglio dire io, come possiamo magari dare un giudizio, Max, ti sto facendo una domanda, se è sbagliato quello che penso no, io. Ma è vero, sono tutte ipotesi quelle che stiamo facendo, perché se non abbiamo, quando poi potremo vedere le carte. Non siamo alle ipotesi, scusate. No, però siamo ipotesi, no, però, Antonio, ipotesi in che senso? Ipotesi per dire... Come sei arrivato a determinare sette mesi? Cioè, quali sono tutti gli elementi che sono stati valutati dalla procura per arrivare a sette mesi? Quante volte hai giocato? Dove hai giocato? Quali partite hai giocato? Esatto. Cosa hai fatto? Con chi hai collaborato? Se hai detto non qualcosa? Questo. Dobbiamo fermarci un secondo, abbiamo una tassativa, andiamo in pubblicità, devo ancora sentire Tiziano, Poi riparto anche da Antonio, che avevo capito che volessi leggerci qualcosa, e il commento di Max. Le tempistiche. Ragazzi, un attimo, arriviamo da tutti. Nel fuori onda noi continuavamo a capire, non capire, disquisire, confrontarci. Tiziano, sette mesi più questi cinque, pensi che siano adeguati? Sono troppo pochi? Sono troppi? Da che parte stai? La pena secondo te è giusta?
Ma così come diceva quel personaggio, dove eravamo oggi, scusa? Giorgio. L'angolo. All'angolo di via Boltraffio a Milano. Ecco. Ma l'angolo Giorgio. È brutto così, all'angolo è un ristorante, Giorgio come si chiama? Chiodarci. Giorgio, lo diceva anche Giorgio Chiodato oggi, all'angolo. Ma all'angolo eravate voi due? Eravamo all'angolo. In via Farini, non è in via Farini? Vicino a via Farini, sì. Dietro via Farini. Via Boltraffio. Come diceva lui, ci sono delle responsabilità e come tali questi giocatori devono essere sanzionati. Ma è giusta la pena? È giusta la pena. Sei d'accordo? Hai sbagliato in maniera molto pesante. No, perché il fatto io è grave come logica conseguenza, c'è una pena molto, molto forte. Giacomo, c'è chi dice che 7 mesi siano troppo pochi, lontani dai campi. Ma no, ma perché dobbiamo giudicare? Se hanno giudicato così, io sono d'accordo su quello che ha detto Tiziano. Anche io, Vox Populi, Vox Dei. Però qui, termini, qui ho intrasentito Finisci, Giacomo, io sono d'accordo perché non essendo del settore io credo che chi ha deciso questa cosa sono dei professionisti, sia competente, perciò se hanno deciso così io sono d'accordo con loro, secondo me è giusto questa pena che gli hanno dato. Okay. Poi dopo posso anche pensare che Antonio, come ha detto prima, sai, dopo 7 mesi prima devo valutare se il ragazzo è uscito o meno, che vale per, non vale solo per uno, vale per tutti. Certo. Cioè chi entra in questa situazione, io prima di mandarlo a fare determinate cose, credo di aver capito così, Antonio, devo valutare se il ragazzo è idoneo. Sì, ma non c'è, ovviamente è previsto questo controllo. Sì, vabbè, però questo, cioè, non è, come puoi valutare l'idoneità, nel senso, come puoi valutare se effettivamente la ludopatia è stata curata o no? Ci sarà una relazione di questa psicologa, però ripeto, è relativa a questa cosa, è un po' un qualcosa. Ma... un qualcosa che è molto relativo. Ora, io di solito sono garantista, però in questo caso, però ripeto, senza conoscere bene chiaramente le carte, secondo me la pena non è adeguata. Non è adeguata perché secondo me dà un esempio a chiunque che secondo me è un reato tra virgolette di poca importanza. E secondo me invece andrebbe un po' più stigmatizzato, però non mi fa specie questa cosa perché io ricordo, non in tempi neanche tanto lontani, che c'è gente che probabilmente ha venduto anche una partita dichiarandolo e gioca ancora normalmente senza nessun problema. Però ripeto, se questi sono i parametri, allora sì, esatto. ci sta così, voglio dire. In casi di partite combinate, virgolette, ci sono giocatori che hanno preso 2 anni di squalifica. Quindi no, non è stato provato che hanno danneggiato quell'esito dell'incontro con questo comportamento. No, esatto. Esatto, stavamo evidenziando la differenza. Cioè, in passato chi ha combinato. No, ma volevo chiarire con l'avvocato. Ecco. Chi ha combinato incontri ha preso 2 anni. Fagioli ha scommesso ha confessato che ha scommesso su partite che riguardano, senza combinare il risultato. Appunto. E esatto, prende 7 mesi. Sulla Juve. Secondo me Juve ci può stare come termine di paragone. Se consideriamo il pregresso e il passato, i 7 più 5, che poi sono 12 alla fine. Non lo so, poi bisogna sapere, cioè, ripeto, sapere quanto ci quanto secondo me sono due cose ben quanto diverse. Quanto ha giocato. Esatto. E per questo come ci sono, detto prima, per questo anche sono due anche qualifiche perché, diverse. Ma non è che lo dico io lo dico perché ho sentito. No, però io dicevo oggi ha commentato Max. Giacomo, sono diverse, ma sono due cose. Ha detto che sono completamente due cose diverse. Sì, certo. Sì, allora, ma sono diverse, Antonio, ma io sarei stato ancora più severo, cioè. Se io ho qualcuno per dare un nel senso adesso come anche prima, qualcuno che effettivamente ha ammesso di aver tu il minimo non l'avresti messo radiato, a 3 anni. Radiato, sì. Mi spiace questo. Quindi se io parto dalla radiazione per quel tipo di intervento, allora a questo punto questo tipo di intervento secondo me diventa più grave. Certo. Questo è un mio parere che magari giustifica. Antonio. No, questo è verissimo, dipende da quale da cosa parti e sì, purtroppo certo. Sì, abbiamo raccontato questo, quindi potrei essere d'accordo. Certo. Cioè, sono assolutamente d'accordo, ribadisco, i ragazzi non vanno fucilati se hanno sbagliato, ma non sminuiamo quello che hanno fatto, perché
un tesserato, e vi dico soprattutto la Juventus. La Juventus dal 2006 ha istituito dei codici etici, morali, e non la fa spendendo tanti soldi. È l'unica squadra, forse in Serie A, che addirittura lo psicologo che scende in campo con la squadra. Quindi, tanto per essere chiari, al di là delle famiglie, la Juventus il suo lo fa. Se poi capitano queste cose, che sono delle disgrazie, dico però all'avvocato, Fagioli ci ha rimesso 1 milione di euro in pochi mesi, quindi non si va a vedere quanto uno scommette, non chiede quello la legge, chiede intanto se il tuo percorso di riabilitativo è cominciato già da tempo. Quindi la procura ha fatto il suo lavoro e non sono stati fatti sconti a Fagioli o si chiamasse in qualsiasi altro modo, questo lo vorrei chiarire. Arrivo all'aspetto finale, ma di cittadino, ripeto, io ad uno che ha scommesso, che mi venga nelle scuole in questi 12 mesi, il primo o l'ultimo giorno, mio figlio non ce lo mando a lezione, perché è come se mi dicessero, ma apriremo un altro dibattito, arriva Corona che mi spiega, no? Cioè, benissimo, non è che non deve più spiegarci nulla, non andare in televisione, non giocare a calcio un calciatore. Dico che mi trovo in disaccordo e arrivo alla situazione. Riguardo la prescrizione alternative, le prescrizioni alternative ci mette l'impiego, cioè di andare dallo psicologo, sì, sì, di fare un certo tipo di percorso. Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico, inteso per terapeutico anche quello di andare nelle scuole calcio, ma io gli andrei a far gonfiare i palloni mentre non ci sono i ragazzini, non mentre ci sono i ragazzini. Ho fatto un test in casa, il ragazzino è contento perché arriva Fagioli, arriva un calciatore, arriva un tuo idolo, non capisce ancora quelle situazioni. Allora manderei a spiegare come hanno fatto con Fagioli. Ogni 2 settimane la Juventus manda psicologi, fa corsi di aggiornamento, e non solo la Juventus, mi dicono tante squadre in Serie A, investono tantissimi soldi e questi ragazzi se ne fregano letteralmente, stanno col cellulare davanti a queste lezioni e nei ritiri vanno a dormire immediatamente, per modo di dire, dormire, stanno con le cuffiette. Allora diciamo che il compito esce dal range dello psicologo di una squadra e della società. Finisco velocemente perché mi sta molto a cuore questa situazione, quindi ben venga che non siano stati fatti degli sconti, vorrei pene più severe per dare dimostrazioni serie anche a chi, ma capisco la modalità, forse in questo modo domani mattina qualche giocatore va a dire sì, anch'io ho scommesso prima che parta un processo. Mi dicono chi scrive queste cose che probabilmente l'obiettivo è questo. Finisco velocemente dicendo della durata minima di 6 mesi e un ciclo di almeno 10 incontri pubblici da svolgersi nell'arco di 5 mesi. Allora, intanto non è chiarissimo. Lui deve stare 12 mesi, 7 senza calcio, e nei 12 farà anche queste lezioni. Cioè vuol dire che mentre ritorna va a spiegare ai ragazzini quello che lui ha combinato, ma non ha ancora finito la pena. E allora dico, se fosse un comune cittadino, quel comune cittadino verrebbe mandato fuori a lavorare per trovarsi un lavoro poi dopo? Assolutamente no. E questa è l'incongruenza del nostro sistema, che ha dei figli e dei figliastri. E io non voglio queste discriminazioni. Alberto, nel frattempo, non abbiamo chiuso l'argomento, Antonio. Dobbiamo parlare anche di Tonali, quanto rischia, di Zaniolo che continua a ribadire il fatto di non aver scommesso sul calcio. Allora, se da una parte abbiamo Fagioli che patteggia e appunto sarà lontano dai campi 7 mesi, dall'altra parte abbiamo Tonali che rischia una maxi squalifica, Emanuele. Abbiamo soltanto sentito le dichiarazioni per ora del suo agente, no? Che ha detto essere sotto shock il giocatore, però dobbiamo capire un po' quale sarà il futuro di Tonali. A differenza di quanto abbiamo avuto modo di apprendere del caso Fagioli, di quanto e come sia implicato Tonali, oggi sappiamo ancora, secondo me, troppo poco per ipotizzare un'eventuale squalifica. Da quello che abbiamo capito tramite quello che è uscito su Fagioli, più o meno la situazione è simile. Bisogna capire, e credo che questo possa spostare, se Tonali abbia o meno giocato sulla sua squadra, sul Milan, mentre era in campo. Fagioli è sempre negato, quindi questo magari lo può averlo aiutato. Se Tonali ha fatto anche questo, può essere che la squalifica sia un po' più alta rispetto a quella presa da Fagioli. Non mi aspetto comunque che si vada a toccare i 2 anni di squalifica presi da chi ha combinato le partite. Però credo Fagioli, che si stia nel mezzo. Fagioli comunque si è autodenunciato,
ha allora, patteggiato. Questo discorso dell'autodenuncia, in realtà noi dovremmo specificare il fatto che tutto parte da un'indagine penale. Sì. Nel momento in cui l'indagine penale arriva alla porta di Fagioli, il giorno dopo Fagioli decide di autodenunciarsi alla procura della FIGC. Mm-hmm. Tonali l'altro giorno a Coverciano è stato preso da formalmente parte, formalmente indagato per il lato penale, quindi anche Tonali può autodenunciarsi. È ancora in tempo. Anzi, credo che oggi l'abbia fatto. No, credo che la strategia processuale sia identica. Okay. Cioè, l'autodenuncia è per la procura della FIGC per il lato sportivo. Mm-hmm. Probabilmente, dato le parole della gente, si arriverà a un patteggiamento anche per Tonali, quindi ci sarà comunque uno sconto di dimezzamento della pena prima del deferimento. E quindi immagino che anche per Tonali, se sarà più grave la situazione rispetto a quanto fatto da Fagioli, comunque non si vada oltre l'anno e mezzo, che è la metà del minimo per questo tipo di casi. Ci sono due cose diverse, però, ma non contro o a favore di qualcuno. Tonali non aveva ancora cominciato, prima di denunciarsi, con una terapia di recupero, e questo ne tengono conto parecchio, perché questi staff sono composti da psicologi e figure professionali di questo tipo, e ci sono sicuramente, mi dicono i ben informati, non dal punto di vista sportivo, 5 mesi di indagine che non conosciamo, e penso che non conosca neanche Corona. Quindi si dovrà poi verificare quello che ha detto, che ha già detto Tonali, con quello che magari eventualmente è già a disposizione dei magistrati. La coincidenza tra il dire e il fare di Fagioli è coincisa, così hanno scritto, non ne so molto di più, coincide per gran parte di quello che è stato ammesso già a fine di maggio. Mi chiedo che ripercussioni possono avere le società di appartenenza di questi giocatori. Domanda, eh? Ah, c'è questo famoso articolo 24 dell'omessa denuncia che alleggia su questo tipo di reati, però secondo me non già può essere scongiurato per Fagioli e la Juventus. Esatto, secondo me non può essere questo il caso. Secondo me in questo caso di specie difficile che insomma le società potessero sapere, che secondo me allo stato, e poi non lo so, cioè poi ripeto, non vediamo le carte, però francamente riuscire a individuare, cioè se effettivamente venisse fuori che loro erano a conoscenza di questa patologia o di questo ma tipo secondo di voi adesso può succedere di tutto. Antonio prima ha detto, ma lo sapevamo già, anch'io lo sapevo, ma penso anche voi, che comunque le società di Serie A e non solo, all'inizio dell'anno hanno un protocollo dove spiegano, non dico quotidianamente, ma una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, il regolamento, quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Allora, posso immaginare che una società sa e non denuncia? Sono d'accordo con te. No, aspetta, anche perché le società sanno cosa vanno incontro nel momento in cui dovessero uscire determinate cose su di loro, cioè sulla società. Certo. Allora, poi, per carità di Dio, può succedere di tutto, ma posso pensare che le società, sapendo a cosa vanno incontro, sono informati che il loro tesserato gioca o fa quello che ha fatto e non dicono niente? Ma io non ci posso credere. Non lo so, Giacomo, perché sai, comunque il tesserato è un patrimonio della società. Io, cioè, francamente io la penso come te. La penso come te, però alla fine il tesserato è un patrimonio della società, quindi cioè, se io vado denuncio, vado a togliere un patrimonio e tecnico aspetta, no, tu vai a questo togliere. Sono d'accordo con te, se io denuncio, società, mi privo, te, tu dici che togli un patrimonio, sì. E se invece non denuncio e vengo preso, l'immagine della mia società dove va a finire? Ma poi dopo c'è peggio? Ma se poi dopo, sono 6 mesi, sono 5 mesi, una multa, allora dice bisogna fare una multa. Ma non scherziamo, poi ognuno fa quello che vuole. Io vado a vedere e a riparare e proteggere la società, perché il giocatore è vero, perdo un patrimonio, ma se perdo l'immagine della mia società, ragazzi, ma stai scherzando, il danno è peggiore.
Il problema, Giacomo, ho sentito tanti dibattiti, avrete capito che mi sta a cuore la problematica non per Fagioli e mi dispiace per tutti quelli che verranno coinvolti. Tanti tuoi ex colleghi, anche di squadra, in importanti programmi, loro ti dicono: io non andrei mai a denunciare un compagno di squadra, venissi a sapere. Quindi cosa si vuol dire? Lo dicono con la massima onestà. Le cose dello spogliatoio devono restare nello spogliatoio. Certo che non è che possa sapere se il sito è lecito o illecito. Qualcuno sa sicuramente, ma come esce la statistica che secondo gli studiosi il 70% di sportivi scommette? Non significa che scommettono su siti illegali, scommettono sul proprio sport. Il problema è che queste generazioni, questi personaggi, troppi soldi, troppo di tutto, ma anche troppa solitudine, ma non per sminuire, non andrebbero mai a denunciarli perché pensano di farla franca. E allora ecco che le pene lievi probabilmente possono servire, ma anche no. Quindi dico di porre l'attenzione molto su questi aspetti. Sì, a me imbarazza pensare che anche la federazione dica non ne sappiamo nulla. La società, la federazione non può non sapere come funziona il sistema, perché se scendessimo solo di categoria, non dico la Serie B, ma più in giù, basta andare a vedere le partite, basta vedere come entrano i giocatori in campo per capire tante cose. Ma chi le deve controllare meglio di un giornalista, di un avvocato, di uno psicologo a bordo campo, di un allenatore? La famiglia, i familiari, quei soldi dove finiscono? Ecco che, altra cosa che aggiungo su Fagioli, gli è stato messo sotto controllo lo stipendio, c'è un tutor del suo conto corrente, capite che si cerca poi di recuperare, giustamente, ma il problema è molto più grave di quello che a volte ci fanno passare dando 5 mesi andate nelle scuole, quasi come se fosse un premio. Sono d'accordo con te, questo sono d'accordo con te, però scusa, io il premio è rendersi conto quanto la gente fatica per 800 euro al mese, alza, come puliscono i supermercati, le strade e buttano il sale sulle strade. Sì, è questa la fatica. Che uno che gioca adesso ad alto professionista non scopre, perché a 16 anni è già servito e reverito nei convitti. No, però dovremmo aprire un altro discorso, secondo me. Il problema che ha detto Antonio adesso, però, secondo me non combacia sul discorso quando Antonio dice: se vai a vedere le partite puoi capire immediatamente. Secondo me sono due cose diverse anche questo, perché se io vado a vedere Antonio, se io vado a vedere una partita, sono in tribuna, sono posso te. Pensare mentre guardo, dico: guarda questi qua cosa stanno facendo. Però se io gioco col telefonino o con un computer, mi gioco una corsa di cavalli, una partita, che ne so, cioè tu non puoi saperlo, anche se sei mio compagno, Antonio. Non lo puoi sapere. Questo che dico, e non andrebbe neanche a giustificarlo o a condannarlo. Quindi la regola che punterebbe a prevenire diventa quasi controproducente, non è la strada giusta, non è in vita. Quanti hanno denunciato un compagno? Nessuno. Nessuno, dagli anni 80, dagli anni 70, non è quella la strada giusta. E non sono uno scienziato. Fagioli però non ha dichiarato che è stato Chiellini a fargli vedere l'app su cui lui poi avrebbe giocato. Non Chiellini, Tonali. Quando hai le chat e te la beccano, non è che puoi dire molte cose diverse. Allora ragazzi, ci fermiamo, ripartiamo anche con l'aggiornamento di Gianbruno, che sul pezzo sta ascoltando tutte le dichiarazioni, tutti gli aggiornamenti del caso, del tempo. A tra poco. Alberto sul pezzo, vero Alberto, ci confermi tutto? Stai ascoltando tutto tu? Sì, intanto sono arrivate un po' delle risposte, diciamo così, o dichiarazioni contro il CT Luciano Spalletti da parte di Fabrizio Corona. Insomma, non gliele ha mandate certamente a dire. Ha detto: lui ha accusato me, ma non ho bisogno di farmi pubblicità, mi accusa di sciacallaggio, ma dovrebbe accusare la procura, che è andata a Coverciano a fare il suo lavoro. Poi ha espresso dei giudizi anche sulle convocazioni. Continuiamo un po'. Ti facciamo ascoltare, di modo che tu ci possa dare tutti gli aggiornamenti su questi nomi in divenire. Speriamo, come abbiamo ribadito poc'anzi, possano essere veramente pochi. Perdonatemi, abbiamo parlato appunto di Fagioli, di Tonali. Ragazzi,
Zaniolo per ora tiene duro, ma è scommesso sul calcio, dice. E anche qua, Giacomo, dobbiamo aspettare di avere prove. Vittoria, ma io sono d'accordo su quello che stai dicendo. È tutto in divenire. No, anche perché, dato che non c'è ancora niente, e perciò diventa anche difficile commentare. Se lui dice così, poi andranno a verificare. Se sarà il contrario, ci saranno delle pene come state date ad altri. Però se invece pene più forti, attenzione. Però io sto dicendo, adesso però certo. Vittorio, come facciamo? Almeno io non me la sento di commentare certo. Il discorso di Zaniolo, perché lui si sta ha deciso una strategia difensiva di questo tipo. Perciò lui sa quello che deve fare, ma penso che ci saranno anche degli avvocati vicino a lui. Assolutamente. Perciò io ti dico, se tu mi fai la domanda, ma Zaniolo secondo te ha fatto bene? Ti dirò dopo, quando ci sarà tutto risolto, se ha fatto bene o no. Perché adesso sinceramente non mi sento di giudicare se ha fatto bene, se ha fatto male, o se ha giocato o non ha giocato. Perché direi una cosa a caso. Ci saranno degli avvocati a consigliarmi, diceva. Beh, ma assolutamente, Giacomo ha ragione. Quindi io credo che questa proprio sia una strategia processuale e francamente se non fosse vero quello che dice Zaniolo sarebbe un suicidio. Bravissimo. Quindi voglio dire un suicidio processuale. Quindi evidentemente siccome questa... è stata reiterata questa sua dichiarazione, quindi dice da sempre, dall'inizio lui ha sempre confermato questa versione, quindi io ragionevolmente, ripeto, senza conoscere le carte, o pensa cioè veramente di non essere stato mai intercettato, o se no dobbiamo ritenere, e io se fossi l'avvocato di Zaniolo cioè, e confermo questa teoria, devo ritenere che effettivamente non l'abbia mai fatto. Guarda, però, ripeto, mi hai detto, non conosciamo ancora le sue carte, assist perfetto, perché... tra macere Zaniolo dice appunto di aver giocato soltanto giochi di carte. Sì. Quindi, no, per e commentare anche qui, ancora anche qui aspetto. Ci terrei a distinguere il discorso penale da quello sportivo, perché dal punto di vista penale scommettere su siti illegali, su piattaforme illegali è una violazione delle leggi. Scommettere per un tesserato FGC dal punto di vista sportivo su ambienti su argomenti che non sono il calcio, in realtà non è argomento di violazione delle norme della FGC. Quindi da questo punto di vista, se Zaniolo continua a tirare dritto sulla sua posizione, non ho mai scommesso sul calcio, dal punto di vista sportivo credo rischi poco e niente, se non c'entra anche il fatto che ha utilizzato piattaforme illegali. Esatto, una multa perché ha usato piattaforme illegali, ma giorni, mesi di squalifica. In questo caso si è confermato e verrà verificato la posizione di Zaniolo, che è questa, ovvero che non ha scommesso sul calcio, allora Zaniolo potrà tornare in campo subito. Già dalla prossima partita. Tiziano, su Zaniolo la tua opinione, ovviamente ancora presto, quindi dobbiamo andare super cauti, dobbiamo aspettare ancora. No, ma io gli accertamenti. Sarò ripetitivo, aspetto. È chiaro che faccio delle critiche in base a quello che è stato scritto, detto dagli addetti ai lavori, però non entro nel merito più di tanto perché aspetto un quadro più completo di quello che è stato fatto fino a questo momento. Le critiche ci sono, per l'amor del cielo. Punto. Concludo il mio giro di tavolo, poi attenzione perché Alberto, secondo me, tra poco avrà degli aggiornamenti veramente clamorosi di alcune come confessioni, come possiamo definirle? Sì, qualcosa del genere. Ecco. Sì, sì. Allora, Antonio Paolini, in conclusione, dobbiamo ancora aspettare. Zaniolo dice di appunto non aver giocato. Perdonatemi anche da casa, sono un attimo ripetitiva, ma abbiamo veramente poche informazioni. Stiamo cercando di carpirle in tempo reale insieme a voi e per voi, Antonio. Ma guarda, sto seguendo anch'io la trasmissione, da quello che dice, se attendibile come testimone, come informatore in televisione, Zaniolo ha delle responsabilità diverse, quindi me ne sto distante perché non conosco e non c'è stata nessuna missione da parte del calciatore. Cosa diversa invece fosse Fagioli, come è stato di Fagioli o qualsiasi altro giocatore, saremmo qui magari a dibattere, ad approfondire meglio. Certo che la verità bisogna dirla, se poi non la racconti non mettiamoci a piangere dopo e non mandiamolo poi magari né lui né tanti altri a raccontare le favole di Cappuccetto Rosso che gioca alla roulette magari nei giochini di Capodanno con i bambini poveri del presepe. Dai, ma sei tremendo, Antonio. No, sono tremendo perché in questo paese poi si passa per vittime, noi che giudichiamo a volte anche di fronte all'evidenza, parliamo di pene lievi o pesanti, bisogna dare degli esempi.
Ecco, e mandare nelle scuole uno che ha appena scommesso, per me scuole calcio non è la scelta migliore. Abbiamo capito questo tuo punto di vista. L'abbiamo capito, Max, è ancora presto per parlare, ma visto che appunto sembra quasi il contrario, sembra quasi che non sia vero il fatto che Zaniolo non abbia... quello che stavamo leggendo era riferito a Zaniolo? Sì, giusto? Quello che stavamo leggendo, okay. Sì. Quindi attenzione, perché veramente potrebbe complicarsi il futuro di questo ragazzo, anche perché se tu neghi ciò che hai fatto, no? Rispetto ai 7 più 5... che sono i mesi di condanna per, visto che tu sei avvocato e conosci la materia, i mesi di condanna per fagioli tonali, quanto potrebbe essere di più per... Secondo me potremmo arrivare anche ai 2 anni, secondo me potremmo arrivare, se effettivamente poi ha nascosto, comunque ha detto delle cose che... Ha continuato a negare. Sì, perché poi dopo se lui fa il gioco... come sembrerebbe, insomma, da queste dichiarazioni, che nel senso non era lui che giocava direttamente, ma era qualcun altro che giocava al posto suo, cioè... E quindi è un ulteriore tentativo di depistaggio. Quindi, francamente, ripeto, mi auguro che non sia così, perché vuole dire proprio un suicidio processuale. Allora, a quel punto lì ci sono delle aggravanti. Quello che ho letto, così quello che si capiva. Da quello che sembra esserci, comunque, il fatto che scommettesse sul calcio non è così evidente. È evidente che scommettesse su piattaforme illegali. Sì, questo sicuramente. Ampiamente illegali. Ancora non è venuto ancora non c'è nessuno che ha parlato di calcio. Ancora, quindi potrebbe essere vero. Io la sottolino sempre questa cosa, perché sono due è cose. È giusto il distinguere. Sono due cose diverse. No, anche perché veramente, cioè, cambia nettamente, c'è proprio bianco e nero. Assolutamente. Per come si sta evolvendo, paradossalmente, la situazione di Zaniolo dal punto di vista penale potrebbe essere peggiore rispetto a quella peggiore la parte penale ideale che quella sportiva. Quella sportiva. No, tra l'altro, Corona sta raccontando che avrebbe delle prove che non hanno gli inquirenti, una prova madre proprio su Zaniolo. Caspita, su una allora. Che dovrebbe fornirla. Immagino. Mi sembra strano che lui dica cose di questo genere. No, dica cose di questo genere in procura. Domani ce lo vanno a prendere la procura. Va bene. Questa sì che ho messa denuncia. Esattamente. Ho messa denuncia. Ragazzi, 2 minuti, ma proprio 2 di break. Siamo ritornati. Stavamo cercando di capire di più, di fare chiarezza. E spuntano altre parti di video, di confessioni, Alberto, nel mentre. Ma qualcosa sì, cerco di riassumervi un po' quello che ha detto. Chiaramente sta cercando di ricostruire un po' come è andata con Fagioli. Lui intanto ci tiene a precisare che non ha delle talpe in procura, ma sono delle notizie di assoluta prima mano. Dice che mi creeranno un sacco di problemi, ma ho molto da perdere. Queste sono sue dichiarazioni. Dicevamo prima che aveva invece criticato Spalletti, e questi calciatori giocherebbero sulla parola, cioè nel senso, chiaramente non giocando loro direttamente, ma affidandosi a qualcun altro in quello che è stato definito un po' una sorta di mercato nero, quello dei .com illegali. Sarebbero arrivati a Fagioli, a Tonali e Zaniolo, tramite le chat, quindi tramite il telefono di Nicolo Fagioli. E incroci relativi, lui parla di prove, addirittura di una ricostruzione risalente addirittura agli ultimi 10 anni, e non riferita evidentemente ai calciatori, però ci sono delle... Ai 12 anni, esatto, anni. Cioè non capisco. No, penso, okay. Penso si riferisca comunque a tutto il sistema. Anche io, penso si riferisca un po' a tutto il sistema, e diciamo prima ha parlato delle prove che non hanno... che non sono in possesso di inquirenti. Però anche qui io torno, Tiziano oggi diceva l'importanza di avere un ospite che sia avvocato in studio, che conosce la materia, e adesso al di là delle battute, ma veramente Massimiliano... No, se tu sei a conoscenza degli elementi... Quanto rischia? No, perché tu concorri nel nascondere alcune prove, quindi questa cosa qua, cioè non è una questione di scoop, stai facendo lo scoop, cioè se sei... in possesso e sì, non è sta gossip, dicendo, si è fidanzato con di arrivare prima sulla notizia, se sei in possesso di un documento che assolutamente è frutto di un reato, tu, cioè se non hai lo porti alla procura di... devi portarlo in procura assolutamente. Quanto se no rischi veramente questo reato? Potresti farci l'articolo di diritto di cronaca e poi mandarlo. Può essere, magari l'ha fatto, magari dice, l'ha già fatto, magari ha già portato agli inquirenti e dice che
sta dicendo, sta facendo un po' di spettacolo, magari invece in realtà questa documentazione che lui dice di avere l'ha già portata in procura, perché io intanto non ci rimette, ma stasera ci guadagna con i soldi dei contribuenti, per dirvi come funziona questo paese. Credo no? fosse siamo tutti sopra lì. I 35.000 34 esatto. Però io su quello francamente c'è qualcosa che non funziona in questo sistema. Ma sai, questo è una roba, uno scoop giornalistico. Ma non solo per la presenza di stasera, quindi, sommando le tre presenze. Su questo Antonio non sono. Su questo 10.000 allora, se sono tre cioè oltre 10.000. Su questo Antonio non sarei totalmente in disaccordo, nel senso ognuno decide cosa fare come palinsesto, quindi sì. Quindi questo discutibile. Però ripeto, non so se l'avevi colto, mi aveva colpito per quanto riguarda Zainolo una dichiarazione. Zainolo giocava i soldi della gente. Ecco, tra l'altro, sì. Quindi vuol dire che c'era qualcun altro all'interno del sistema calcio che sapeva. Evidentemente sì. Perlomeno, secondo quanto raccontato da secondo da quanto raccontato da questa fonte, ovviamente ignota, si sente la dichiarazione di questa persona che dice che Zaniolo avrebbe raccolto dei soldi da altre persone, da terzi, affinché poi anche queste terze persone potessero scommettere. E in anonimato, quindi, a questo punto, che comunque è reato, no? Giusto, assolutamente, Massimiliano? Assolutamente e... sì. E però, appunto, non è ancora stato specificato, dobbiamo ribadirlo, che non sappiamo se Zaniolo stesse raccogliendo per scommettere sul calcio. E quindi, qualora il calcio non fosse implicato in tutta questa faccenda, lui sarebbe comunque ancora... Infatti, fino adesso, infatti, non si è mai parlato di scommesse. Nel giusto. Si è parlato di scommesse, ma non di calcio. Non nel giusto, ma in linea con quanto dichiarato, vale a dire di non aver mai scommesso sul calcio. Tiziano, tu che vivi, no? Il giornalismo che va di notizia in notizia, di minuto in minuto, ovviamente... Noi stiamo facendo cronaca di quello che stiamo vedendo, certo che la situazione è abbastanza complicata e complessa. Eh beh, è ovvio. Un commento tuo, no? Perché che commento vuoi fare? Grazie, avete fatto i commenti in tutte le stanze, hai parlato per mezz'ora, l'avvocato per un'ora, non lo so io. E poi mi chiedi di dire le stesse cose. L'acqua calda. Non lo so io. E hai avuto modo di leggere le parole della testimonianza? Io so tutto. Ecco, beh. Anche tu mi stai nascondendo. Anche tu. Stai nascondendo. Io so ascoltare, soprattutto, ecco. So ascoltare. Non pontifico come fanno certuni. No, Giacomo Ferri, voglio sentire ancora te, perché poi certuni tra poco la nostra trasmissione sarà giunta al termine. Zaniolo. Certuni. Sì, su queste notizie dell'ultima ora, e appunto ti chiedo scusa, ma questa è il succo della serata. È chiaro che io ribadisco quello che ho detto prima. Cioè, noi abbiamo delle notizie, ma non sono cose certe, non si sa, perché l'hai detto tu poco. Se sia sul calcio, cioè il punto nevralgico è questo. Se è sul poker, non si sa, perciò sai, con Zaniolo secondo me, prima abbiamo parlato di fagioli, comunque, perché è uscito già, se non tutto, quasi tutto, sappiamo, sì, perché ce l'hanno detto. Sì. Adesso stiamo parlando di Zaniolo e secondo me diventa difficile, per quelle poche righe che sono uscite, dare un commento su Zaniolo. Certo. E io sinceramente non me la sento di giudicarlo in questo momento. Che lui abbia scommesso in questo momento sembra essere certo, non sappiamo se abbia scommesso sul calcio o meno, e quindi questo per ora è il nostro aggiornamento in conclusione.